Direi di sì, siamo distanziati come il fo, rispettiamo tutte le regole. No, non ci provare Casini, perché sappiamo che devi andare via prima, ma non provare ad andartene via troppo prima. Buonasera a tutte e a tutti, grazie della pazienza per essere rimasti qua alle 21.30. Sto sbagliando qualcosa? Potevamo partire? Sì? Potevamo partire. Grazie della pazienza, l'ora è tarda, ma noi contiamo di farvi divertire, insomma, in qualche maniera, perché vi volevo dire che la parola passa alla politica, cioè oggi, questa sera, noi, si parla sempre di populismo, di antipolitica, poi anche populismo dolce, qualche volta, insomma, il Partito Democratico ha avuto qualche anche tentazione di narrazioni di populismo dolce, invece no, stasera si parla di politica, ci rilassiamo, facciamo le cose per bene, come si fa nelle famiglie per bene e senza vergognarsene, perché abbiamo dei leoni, insomma, di queste qua, questa della politica, e anche una leonessa che adesso presenterò, non è che non presenta. Allora, questo posto sanificato dalla antipolitica, ve lo dico, sarà una masterclass che i nostri interlocutori ci offriranno. Ve li presento pro forma solamente per una ragione che vi dico tra un attimo. Allora, Pier Ferdinando Casini, parlamentare di lungo corso, presidente della Camera, già presidente della Commissione Europea, insomma, lo conoscete. Antonio Bassolino, rimpiantissimo sindaco di Napoli, presidente della Regione, pezzo pregiatissimo dell'ingraismo. E poi io vi presento Caterina Bini, che è la più giovane qua, ma purtroppo anche per me, però anche lei ha una lunga carriera politica, perché ha qualcosa come 25 anni di politica militante alle spalle, viene dal Partito Popolare addirittura, no? Hai avuto il tempo di stare nel Partito Popolare, poi la Margherita, poi il Partito Democratico, oggi è segretaria, nel senso che è della segreteria nazionale responsabile degli enti locali, e senatrice. E infine, perché vorrei cominciare proprio da lui, Goffredo Bettini, sì, dateci un po' di, fateci capire che siete qua, insomma, immagino, segretario della FIGC romana un'altra vita fa, ai tempi in cui non era diciamo frequente tra i comunisti essere amici di Pasolini, per dirne così una, inventore di tante cose del modello Roma, grande mente che ha inventato tante cose, che ha aiutato, diciamo, anche il Partito Democratico a nascere persino nel 2007. Ma prima di entrare proprio nel merito della prima domanda che vorrei fare a Goffredo Bettini, vorrei dire, per un fatto personale, che oggi è il mio primo giorno di scuola, e oggi è la prima volta, il mio primo giorno di lavoro a un nuovo giornale che si chiama Il Domani, e che cercherà di fare un giornale di centrosinistra libero, aperto, civico, soprattutto civile, e che c'è uno stand lì dove potete prendere qualche informazione, abbonarvi, preabbonarvi a prezzi assolutamente, diciamo, di incitamento. Allora, quindi sono molto emozionata per questo, però la prima domanda che faccio è a Goffredo Bettini, perché Goffredo Bettini è considerato un consigliere, un consigliori, uno stratega, un consigliere occulto del segretario del vostro partito, e quindi volevo chiedere, Bettini, tu sei questo consigliori che tutti sospettano? Tanto buonasera, grazie. Io ho già detto alla 7, ho fatto un'intervista, ma non è che piace molto andare in televisione. Vabbè, ma la 7 non la guarda nessuno, ma siamo alla festa del Partito Democratico. Lo dico perché ripeto una cosa che ho già detto. Io penso che sia un danno per me e un danno per Zingaretti questa definizione, perché francamente Zingaretti non ha bisogno di consiglieri, tantomeno occulti, una persona autonoma che ha un suo gruppo dirigente. E poi anche per me, perché se c'è una cosa che io non ho fatto è dare consigli in maniera occulta, perché in tutta la mia vita politica, la mia, si usa un termine un po' brutto, carriera politica, ho detto sempre le cose che penso in pubblico attraverso articoli, giornali, battaglie politiche,
dalla FIGC al partito, dal, come è stato ricordato, dal modello Roma in poi, dalla formazione del Partito Democratico, perché ho tanto aiutato, diciamo, ho cercato di aiutare la formazione del Partito Democratico, l'ho fatto sempre sulla ribalta, semmai in assenza di correnti, in assenza in molti periodi della mia vita anche di strumenti di potere interni al partito e anche nelle istituzioni. Quindi questa definizione fa male a me e fa male a Zingaretti, quindi la metterei in archivio. Va bene, va bene. Allora iniziamo questo dibattito con la prima domanda che però faccio a te. Questa era una postilla, era una premessa, perché se tu non sei il consigliere occulto di Zingaretti, oggi Zingaretti scrive una lettera molto importante alla Repubblica e chiede e dice: chi ritiene con le sue ragioni finita la fase di collaborazione con Italia Viva e 5 Stelle indichi una strada. Allora, tu sei d'accordo? Come la leggi questa indicazione? Io sono molto d'accordo, devo dire la verità. E ho trovato anche nella lettera che ha scritto il segretario un elemento sia di orgoglio sia di nervo politico, che in questo momento secondo me è utile. E noi ci troviamo in una situazione abbastanza paradossale, nel senso che abbiamo fatto una scelta, peraltro devo dire la verità, Nicola Zingaretti ha fatto la scelta del varo di questo governo, tra i tanti era quello che aveva anche più dubbi. Ce lo ricordiamo bene, sì, più perplessità. Era appena un anno fa. Aveva, diciamo, posto una serie di questioni, ma invece lì prevalse anche nel gruppo dirigente, io ero fra questi, l'esigenza di costruire questo patto politico, perché pensavo che fosse l'unico modo. Renzi aveva fatto una sua uscita, anche efficace, insomma, lui l'ha chiamata il salto mortale, non mi ricordo, no, la mossa del cavallo, che era anche una specie di salto mortale, che aveva cambiato in una intervista radicalmente il suo rapporto, comunque la sua pregiudiziale sul Movimento 5 Stelle. Io rilanciai subito nel Corriere della Sera dicendo: se si deve fare, facciamo una cosa di legislatura, perché non ha senso fare un governo con i 5 Stelle, che peraltro sono una cosa molto complessa, senza avviare un processo politico che potesse in qualche modo anche cambiare, diciamo, la natura dei 5 Stelle o migliorarla. Quindi io, se è fatto questo governo, tutto sommato, lo dice anche Nicola, questo governo noi non ci pentiamo di averlo varato, perché io penso che in quest'anno, se ci fosse stato un altro governo, se avesse vinto la destra, sarebbe stato un governo molto pericoloso per l'Italia, non solo sul piano delle scelte economiche, sul piano del rapporto con l'Europa, sul piano dell'affrontamento di questa grande tragedia del Covid, perché noi abbiamo visto in tutto il mondo come la destra populista e sovranista ha affrontato questa prova nel modo più nefasto, diciamo, immediatamente negandola per continuare a fare come prima. Ecco. Quindi io penso che questo governo, anche la manovra economica di Gualtieri, hanno avuto una certa impronta sociale, insomma questo governo ha fatto la sua parte. Ecco. Naturalmente noi ci troviamo però adesso di fronte a un dilemma, io questo lo dico apertamente, e il dilemma è molto semplice: se dopo l'emergenza si tratta di ricostruire, perché adesso si tratta di ricostruire l'Italia, perché noi abbiamo una ingente quantità di denaro che non ha mai avuto l'Italia, e la domanda è: dobbiamo tornare a fare come prima con questo denaro, tamponare la situazione, o possiamo avere l'ambizione di costruire qualcosa di nuovo nella nostra società? È un modello di sviluppo diverso? Questa è la domanda. E allora, se dobbiamo fare questo e far durare il governo, perché anche Renzi ha detto no, il governo almeno fino alla presidenza della Repubblica, io sono, diciamo, per carità, sono d'accordissimo, ma allora dobbiamo cambiare registro. Questo è il punto politico. Così non va. E così non va, cioè con una situazione nella quale il PD è il pilastro della responsabilità, si carica i problemi, alla fine va in campo nella battaglia delle regionali un po' quasi da solo, perché in alcune regioni con il Movimento 5 Stelle, in altre con Italia Lia, in un aspetto dove c'è sempre, comunque sempre, il Partito Democratico come pilastro e l'argine di una possibile vittoria della destra, si assume tutte le responsabilità e nello stesso tempo gli altri un po' giocano.
perché Renzi continua a fare il guascone, cioè sta nella maggioranza, però poi non ci sta, cosa che io ho cercato di spiegare, non gli conviene, perché se uno deve votare per un guascone vota per Calenda, perché almeno quello c'ha la coerenza di stare fuori al governo, perché stare e fare il guascone stando poi dentro e quindi usufruendo anche di tutte le leve del potere, del comando che hanno quelli che stanno, questa non funziona. Oppure anche il Movimento 5 Stelle che diserta certe sfide sulle regionali e si concentra, per carità, poi forse ne parleremo sul sia referendum, considerando la battaglia della sua vita, insomma, è il PD che sta... No, allora se si deve rifondare l'Italia ci vuole un'intesa politica, perché allora se no nessuno si lamenti che Conte fa da solo, nessuno si lamenti che alla fine c'è una fragilità dell'esecutivo. Questa è la svolta. O si fa sul serio, o si creano le condizioni, non per sempre, ma nella fase della ricostruzione, di un governo che governi e che non sia di avversari, di concorrenti, ma di una compagine che dà una prospettiva e un punto di riferimento al Paese. O il PD, la pazienza non è infinita. Allora, grazie. Casini ha sentito quello che ha detto Bettini, naturalmente è un pensiero che conosciamo bene. Lei vota sì o no al referendum? Ho sempre votato, sono uno dei pochi che ha sempre votato in Parlamento no e continuerò a votare no. Ma... Allora, Zingaretti dice che chi vota no potrebbe avere un'altra idea sul governo, un'altra prospettiva. Lei si sente di voler far cadere questo governo? E poi però volevo chiedere, visto che lei se ne andrà per prima, quindi la bombardo di domande, si renda conto che siamo in diretta, oltre che con chi è qui davanti a noi, anche in diretta con i social del Partito Democratico, del PT di Modena e anche con Radio Radicale, quindi ci ascoltano tutti. È un'intimidazione quella che no, mi sta vorrei facendo. Dire, quindi diciamo cose che insomma sia... No, perché appunto Zingaretti dice che chi vota no potrebbe avere altre mire su questo governo. In più Bettini è titolare di una proposta che adesso stava riassumendo, in cui chiedeva a Renzi di mettersi alla guida di una forza. Bettini dice liberale, io dico centrista, non sono un sinonimo, però insomma, siccome lei ha una certa autorità in quanto a centrismo, allora, ci piacerebbe sapere se ci starebbe a una forza capitanata da Renzi. Allora, le sollecitazioni sono tante, io non sto a forze capitonate da nessuno perché ormai mi considero un battitore libero e pertanto se qualcuno vuol fare ste forze, in bocca al lupo, auguri, ma non contino su di me perché io sono senatore di Bologna e basta, fino a che questa legislatura sta in piedi. Ho fatto politica in Parlamento da quasi 40 anni, se finisce questa legislatura da 40 anni credo che ho già dato a sufficienza, non c'è bisogno che mi impegni in nuove avventure politiche. Guardi, il tema del referendum è molto semplice. Zingaretti dice che una parte di coloro che votano no pensano a quello che lei ha detto, ma non esclude che una parte, soprattutto quelli che coerentemente in Parlamento hanno sempre votato no, voti no nel merito. Io cosa ritengo di questo referendum? Al netto che capisco perfettamente la posizione del PD e la giustifico, come ho detto anche ieri o oggi a Repubblica di Bologna. Il punto vero è che io ritengo che questa riforma, che è un taglio né più né meno lineare al numero dei parlamentari, sia il tentativo di assecondare l'idea che il problema dell'Italia sono i parlamentari e la classe politica. Questa è una cosa per me, che faccio politica da quando avevo 17 anni, inaccettabile, perché in politica ci sono ladri e ci sono persone per bene, ci sono delinquenti e ci sono persone che hanno sacrificato la loro vita per la politica e si trovano ad essere oggi, che hanno raggiunto la fase finale della loro vita, in una condizione che certamente è di disagio come altre categorie del Paese. L'idea che il taglio sia la cosa salvifica che serve all'Italia è tipica della cultura dei 5 Stelle. Scusate, non è la mia. Io Bettini lo apprezzo, lo conosco, parlo con lui, ha ragione. Non si nasconde, ha tanti difetti ma non quello di nascondersi, è alla luce del sole. Qual è il punto
se lei proprio vuole che io inserirei in questo dibattito. Bettini fin dal primo momento, scusa se faccio il bettinologo, fin dal primo momento di questo governo, che cosa ha detto? Un governo nato sull'emergenza di forze opposte che si erano contrapposte in campagna elettorale e che facevano l'alleanza assieme doveva avere uno sbocco politico e ha lavorato per costruire uno sbocco di alleanza politica tra il PD e 5 Stelle. Io voto questo governo con uno spirito completamente diverso. Io sono convinto che questo governo dovesse essere fatto e abbia evitato una deriva pericolosa all'Italia. Apro parentesi, abbiamo Gentiloni in Europa, abbiamo affermato l'idea di un europeismo serio, abbiamo contribuito non alle demagogie o al sovranismo italiano, ma al sovranismo europeo, che è una cosa di cui io vado fiero. Per cui io sono convinto di aver votato questo governo e di votarlo, ma credo molto poco, sommessamente, lo dico stando fuori dal PD, ma essendo alleato del PD, credo molto poco che questa alleanza possa avere uno sbocco di alleanza politica strategica. Penso che forse un limitarsi a sostenere la necessità di un incontro tra diversi poteva essere più funzionale ai 5 Stelle e allo stesso PD. Io capisco che Zingaretti, cioè è facile fare questo discorso da battitore libero, lei mi ha appena detto, lei parteciperebbe, no, non parteciperei a niente, per cui io parlo un po' come un cittadino che ha il privilegio di stare al Senato, dove la posizione del PD è la posizione, onestamente, adesso farò arrabbiare i miei amici del PD, ma è la posizione nazionale. Oggi il PD è il partito della nazione, è il partito nazionale, perché è il partito che incarna il buonsenso, l'europeismo. Questa l'abbiamo già sentita. È il partito, no, ma non nel senso di partito, no, sto facendo un discorso serio. Chiedi per me scusa. Dire il partito nazionale significa dire una cosa molto importante e un grande apprezzamento al PD. Cioè un partito della responsabilità, è un partito che non indulge nella demagogia o nell'antipolitica, ma che si sforza di indicare la soluzione di problemi che sono obiettivamente complessi, pensiamo a quelli del Covid. Devo dire che ho molti dubbi che questa alleanza strategica si possa manifestare coi 5 Stelle, capisco che però la mia è una posizione di battitore libero, Zingaretti e Bettini hanno un altro ruolo e loro stanno cercando di fare questo e stanno pagando un prezzo. Perché il PD ha votato 3 volte come me in Parlamento, no alla riduzione del numero dei parlamentari, ha votato sì sacrificandosi sull'altare della governabilità e continua a sacrificarsi, come ha detto Bettini, anche sulle amministrative, dove alla fine è l'unico che tiene la bandiera di una possibile alternativa a cui gli altri, in modo disinvolto e alternante, partecipano a secondo delle convenienze. Ultimissima cosa, dato che me l'ha chiesta, tra parentesi, Renzi, Calenda, La Bonino, ma loro hanno, posso, questo sì, c'ho una certa esperienza in questo ambito centrista, non possono che mettersi assieme, perché se vanno avanti separatamente sono irrilevanti e possono essere un'interlocuzione strategica importante anche per il PD, perché è chiaro che il PD si deve porre il problema di persone, tra virgolette, che la pensano come me e che oggettivamente sono in una vicinanza ideale e strategica, perché oggi non c'è alternativa a questo, a questa posizione. Per cui se c'è qualcuno che nella società fa sviluppare un elemento politico di questo tipo, credo sia utile. Grazie. E Bini, la domanda gliel'ha detta già Casini, io volevo chiederle lei è d'accordo? Perché ci sono due corni di questa discussione, se anche per lei, Bini, lei è della segreteria nazionale, quindi non mi aspetto che lei sia fuori linea per carità, però se anche per lei è così importante che l'alleanza tra 5 Stelle e PD e Italia Viva, naturalmente, se 5 Stelle diventi insomma di lungo corso, respiri, e anche questa cosa che diceva Casini, che riprendendo il... Certo, e certo, ci mancherebbe.
Dici. No. Perché ci vuole una. Bettini l'ha chiamata gamba liberale, gamba centrista a questa alleanza. La sua, diciamo, area culturale è quella che ci è rimasta meno soddisfatta da questa idea. Ma guardi, io non credo che si possa fare una discussione sull'area culturale. Parlerei piuttosto di come è nato il Partito Democratico, qual è stato lo spirito che all'ingotto ha portato alla nascita del PD. Che non era semplicemente, per come ho vissuto io quell'idea e il cammino che ci ha portato lì, la sommatoria dei partiti, e che vede oggi tanti giovani che non hanno mai avuto nessun'altra tessera se non quella del Partito Democratico in tasca. Quindi il tema diciamo non è quello di un'area che si sente insoddisfatta da un ragionamento. Dal mio modesto punto di vista, evidentemente con tutto il rispetto per l'autorevolezza di Goffredo Bettini, quella posizione è un po' un passo indietro rispetto al percorso fatto fino a qui. Evidentemente, se l'ho compresa bene, o forse magari conoscendo e avendo letto molte volte le provocazioni anche volte ad aprire un dibattito pubblico di Bettini, forse lo scopo era anche questo, aprire una discussione su questi temi, portare un dibattito anche per far uscire più allo scoperto quelle che sono le posizioni all'interno anche della coalizione, del partito, eccetera. Io per esempio voglio dire che quella lettera che ha scritto Zingaretti questa mattina alla Repubblica l'ho trovata una mossa coraggiosa e che mi ha dato grande soddisfazione. Cioè l'appello al voto utile? La parte dell'appello al voto utile? Non semplicemente la parte dell'appello al voto utile, cioè uno scatto di orgoglio di cui si sentiva il bisogno. Tante volte, lo dico da componente della segreteria nazionale, il pregio principale che viene trovato a Zingaretti è quello di saper tenere insieme, quello di saper mediare, quello di saper fare comunità. A volte molti, si sente nelle voci anche dei cittadini, dei militanti, rimproverano l'assenza di maggiore magari incisività nel dibattito pubblico. Perché poi siamo un popolo strano, quando abbiamo il leader che parla tutti i giorni ci lamentiamo del leaderismo, quando abbiamo il segretario che fa comunità magari ci manca il leader super presente. Però io quella intervista in cui alla fine si legge quella lettera in cui lui dice sostanzialmente, insomma, diciamocelo chiaro dove si vuole andare, perché questo secondo me è il sottotitolo di quella lettera, cioè non continuiamo a fare giochi e giochetti, noi siamo qui, siamo arrivati a questo punto dopo il papete, dopo la crisi, e non semplicemente per via volontà, perché io ero il più perplesso. Abbiamo fatto un percorso difficile, c'è stato il Covid, abbiamo presente cosa voleva dire far gestire il Covid a gli altri, a come avrebbero governato la situazione non solo sanitaria, economica della società, visto che addirittura ormai si stanno trasformando in negazionisti, e anche questo sarebbe un altro tema importante da affrontare. In tutto questo dice, non è che se si vuole andare da altre parti, se con si chi vuole ce l'ha andare, secondo lei Zingaretti? Non è che, diciamo, si vede che c'è un contesto in cui anche nella nostra base, io lo voglio dire qui con grande chiarezza, senza nascondermi, quante volte andando in un mercato cittadino le persone mi dicono, ma insomma, sì, capisco la forza responsabile, però alla fine siete sotto scacco dei 5 Stelle, contano di più di voi, vi fanno fare quello che voglio a loro, Renzi al 2%, ma poi con i suoi parlamentari tratta fino all'ultimo e vi mette sotto ricatto e voi sembrate lì a galleggiare. Io lo voglio dire con chiarezza, perché
A volte, spesso, la domanda ai tanti militanti è questa. E quindi vorrei che si discutesse fino in fondo di come si pensa e si vede il percorso del PD in questa fase. E non è così, perché il PD si è messo lì e ha fatto da gamba maestra, nonostante né i numeri del Parlamento né i numeri nell'elettorato glielo consentissero, in sostanza. Ma qualcuno lo doveva fare, lo abbiamo visto, e chiudo, lo dico da responsabile degli enti locali, nelle elezioni regionali e amministrative, dove noi siamo quasi da tutte le parti contro la destra, a volte con Italia Viva, a volte con i 5 Stelle, a volte da soli, a volte con Azione, molto difficilmente, per non dire quasi mai, con tutta la coalizione di governo. Questo io credo sia un problema, perché è una battaglia che sentiamo solo noi, quella di contrastare queste destre e di ritrovare un progetto politico che in qualche modo possa vedere negli elementi di solidarietà, di coesione sociale, di innovazione, di lavoro, che non siano quelli della destra nazionalista e populista, un nuovo progetto per il Paese. Se è un problema solo del PD, è bene dirselo, perché allora è chiaro che dovremmo tutti farci delle altre domande e darci delle altre risposte, anche sul governo attuale. Io non penso che sia così, però Zingaretti, secondo me, ha fatto bene a porlo. Allora, Bassolino, lei diciamo, ha fatto parte di un'area che si è anche un po' allontanata dal Partito Democratico grazie alle guasconate di Renzi, lo sto dicendo con gentilezza, insomma, così. Quindi può guardare questo percorso in maniera, secondo lei, un pochino più... Cosa, perché io non ho capito bene se ce l'hanno con Renzi o se Zingaretti ce l'ha con Renzi o con un pezzo interno del partito, sinceramente. Magari lei mi aiuta a capirlo. Sì, sì, è aperto. Sì, ma io penso che noi siamo ad un punto molto delicato e non starei tanto dietro quello che accade ogni giorno, perché per esempio da questo punto di vista, mentre uno arriva qui, accende la televisione e vede che in Parlamento vi è stato dentro i 5 Stelle un problema molto serio, tanto che il governo e Conte hanno dovuto mettere la fiducia. E questo è avvenuto in modo anche del tutto improvviso. Qual è secondo me il punto? È che noi siamo da tempo dentro un sommovimento politico che ancora non si è, che ancora non ha trovato un assestamento. È come quando c'è un terremoto, no? E fra l'altro qui si ricorderà nei prossimi giorni il terremoto spaventoso del 1980. Se guardiamo soltanto gli ultimi due anni, noi ci accorgiamo bene di questo sconvolgimento. Appena due anni fa i 5 Stelle hanno un successo clamoroso. La Lega passa dal 4 al 17-18% e noi prendiamo una botta spaventosa, 18%. Ricordo a me stesso che quando abbiamo fondato il Partito Democratico, e chi parla era tra quelli pochi che lo voleva fondare 10 anni prima, ai tempi dell'Ulivo. E infatti penso che uno dei paradossi nostri è che noi abbiamo fondato il Partito Democratico quando il vento già cambiava un po' direzione, e non l'abbiamo fatto quando il vento dall'Inghilterra all'America spirava di più nella direzione verso il Partito Democratico. Prendiamo una grande botta e poi appena un anno dopo, alle elezioni europee, i 5 Stelle dimezzano i voti,
La Lega raddoppia i voti, raddoppia. E nel giro di poco tempo passa dal 4% al 34%, è una cosa enorme dal punto di vista politico. Noi ci riprendiamo un poco con la segreteria di Zingaretti, siamo meglio, ma attorno al 20%. Un partito democratico pieno, nel senso vero di questo termine, deve avere l'ambizione di essere attorno al 30%. Un partito democratico non è sufficiente da solo, che ha bisogno al centro e a sinistra che vi siano altre forze, ma se vuole essere il perno è un partito che deve avere l'ambizione di stare attorno al 30%. Adesso ci aspettano le regionali, l'anno prossimo avremo un turno amministrativo forse perfino più importante, parlo di grandi città italiane, delle regionali che abbiamo ora, e quindi noi siamo dentro questo sommovimento politico e dunque la sfida è tutta davanti a noi, a mio avviso, senza predeterminare scenari rispetto a questo sommovimento. Per esempio, i 5 Stelle, loro e altri, dicono che non sono né di destra né di sinistra. Io non, come Goffredo sa, non ne sono mai stato convinto. I 5 Stelle sono di destra e di sinistra, o se si preferisce di sinistra e di destra, come dimostra il fatto che nel giro di un anno sono passati dall'alleanza con la Lega all'alleanza con noi. Se sono di sinistra e di destra, significa che la partita è aperta in mezzo a loro e dipende da noi anche come riusciamo a spostare forze. E questo è tutto da giocare, questa partita. Lo dice uno, e chiudo, che ad agosto scorso ha avuto molti dubbi sulla nascita di questo governo. Soprattutto perché a mio avviso era chiaro che la Lega stava già declinando, perché Salvini, che ha avuto questo exploit enorme, ha commesso un gravissimo errore sull'Europa. Lì è l'origine della sua discesa. Nel momento in cui ottiene un clamoroso successo alle elezioni europee, si mette fuori dal contesto europeo. Un errore politico madornale. È dopo quell'errore che si aggiunge l'errore della crisi in pieno agosto, che ha obbligato noi, d'improvviso, ad avere un rapporto con i 5 Stelle sul quale, tu lo sai, io un anno prima con i 5 Stelle ero perché si discutesse, e tu hai scritto sul manifesto che io un giorno mi sono permesso di dire in una riunione interna che il rifiuto del PD allora perfino di incontrare i 5 Stelle a me sembrava una cosa talmente inaudita che ho detto: perfino Amedeo Bordiga sarebbe andato all'incontro e al confronto. Amedeo Bordiga. E il fatto che altri dirigenti del Partito Democratico allora dicessero non vedo l'ora che si mettano assieme, in me provocava sentimenti singolari, perché mi venivano in testa i miei maestri di gioventù, i quali avrebbero detto non vedo l'ora che non si mettano assieme, altrimenti la politica che cos'è?
ma poiché alcuni di noi vengono da una certa scuola, pur avendo questi dubbi un anno fa e pensando che Salvini stesse già in discesa, e aggiungo, e pur avendo dentro di me la convinzione che io, Bettini e altri che veniamo dal PC, ci portiamo appresso un nodo delicato, è quello del gigantismo, del caricare sempre sulle nostre spalle i destini del mondo. Ne so qualche cosa per esperienza anche diretta e personale, aggiungo anche una visione della democrazia italiana non del tutto giusta. Io ero, e tu lo sai, Bettini lo sa, forse Pier Ferdinando se lo sa, io ero già nel 2011, quando ci fu la crisi del governo Berlusconi, per dare la parola al popolo italiano e ai cittadini. E ritengo che non aver dato la parola agli elettori allora sia stata una delle ragioni del vento verso i 5 Stelle e dell'antipolitica che è dilagata per tanto e tanto tempo. E penso che noi dovremmo avere e dobbiamo sempre avere più fiducia nella democrazia italiana, che è più forte di quello che spesso pensiamo, perché sono tante le forze in un paese importante come noi. Di qui i miei dubbi, ma poiché vengo da una certa scuola, una volta che il governo si è fatto, poi ci si comporta in modo serio e magari chi aveva dubbi si comporta in modo più serio di chi aveva meno dubbi, per come si comporta magari in Parlamento e fuori, pensando che magari poi dopo tanto si butta tutto su Zingaretti, al quale invece bisogna dare una mano, perché dando una mano a lui si dà una mano al Paese. Questo è quello che penso io. Grazie Bassolino per averci anche ricordato una storia che non è tanto antica, ma credo ci siamo tutti dimenticati, quel 2011, segretario Bersani fu lui diciamo, a dirigere quel passaggio, ricordate. Bettini voleva dire una cosa. A lui fu anche imposto, lo vuole dire nel microfono? Ce lo ricordiamo. Io volevo interloquire perché sono sì, infatti, perché Bini è colpa mia, sono io che ho chiesto di arpeggiare intorno alla sua proposta. Bettini, Bini in qualche misura ha detto ma io voglio dire una lei cosa, l'inventore della vocazione evangelitaria adesso improvvisamente la ritira. Io voglio dire una non cosa, ha detto proprio così, però secondo me il senso era quello. Per riprendere le cose che diceva Bassolino, io vengo da una tradizione che è stata anche molto accusata di ideologismo, certe volte di astrattismo. Io sento che questa cosa invece ritorna, questo difetto di ideologismo e di astrattismo, di nominalismo, ritorna nella politica italiana da altre parti. Ma io vorrei sapere, io lo domando sinceramente, che cosa significa alleanza strutturale, alleanza organica? L'alleanza è un'alleanza. Quando si governa dentro un governo, Ferdinando ha detto che non deve avere uno sbocco politico, ma uno governa un paese, scusami per Ferdinando, governa un paese, decide di governarlo in un'emergenza drammatica, arrivano i soldi dall'Europa, dobbiamo insieme affrontare la questione di come spendere questi soldi, non sprecarli ma cercare di finalizzarli ad un'idea di sviluppo nuovo del paese. Quindi si mette insieme tutti, compreso Renzi, dicendo che comunque, almeno fino alla gestione di questi fondi e poi alla Presidenza della Repubblica, dobbiamo governare. Ma che cos'è? Non è un governo politico, non è un'intesa politica, non è un'alleanza politica. No, invece dobbiamo farlo dicendo, no, noi dobbiamo fare tutto questo per il Paese, però tu sei un fio della mignotta, tu un altro, non funzioni tanto. Renzi che dice no, mai lo sposalizio con i 5 Stelle, ma chi se lo sposa con i 5 Stelle? Ma è stata una necessità
storica, e ti capitano nella storia e tu devi affrontare la realtà, il pragmatismo dei processi, ti ci devi immergere, diceva benissimo Bassolino, devi battagliare lì, devi fare la tua vocazione maggioritaria nei processi reali, non nell'isolamento borioso che dice io sono diverso, io sono il riformista tra virgolette e da lì giudico e poi resto da solo e governano gli altri e non dirigi più niente. Io penso che il nostro compito sia questo, io non la chiamo affatto organica, strategica e non considero affatto il Movimento 5 Stelle il migliore degli alleati possibili, ma ci mancherebbe. Vedo tutta la complessità di quel mondo, ma badate che è diverso dalla Lega. Il mio amico e per certi aspetti anche un maestro come Mario Tronti ha scritto un pezzo dicendo la Lega è una tigre di carta e il vero pericolo sono i 5 Stelle. È un errore di analisi, perché la Lega e la destra, i voti che ha perso la Lega sono andati alla signora Meloni. Lì c'è un blocco, un'idea politica, c'è un progetto per l'Italia, c'è uno schema di valori che noi non condividiamo ma che hanno fatto presa e che nella crisi del paese fanno presa. Ma come non capire che lì c'è anche un collegamento internazionale, cioè si dispiega in Italia un certo tipo di rapporto con l'Europa e un certo tipo di rapporto con tutti i paesi che stanno andando a destra e verso l'avventura sovranista. Lì è il pericolo. Le 5 Stelle io lo considero un partito persino transitorio. Cioè è nato da un fallo della sinistra, da un vuoto della sinistra, l'ho ricordato anche qui. E quindi ha tutto quello che di improvvisato l'antipolitica e il populismo può mettere dentro una formazione politica che nasce all'improvviso. Questi sono i 5 Stelle. E poi attenzione, c'è populismo e populismo. È perché il populismo, poi ritorno anche su riforma, e il populismo non è mica la stessa cosa. Ci sono tutti i grandi autori che hanno descritto i fenomeni populisti nel mondo. Il populismo non ha mai varcato la soglia delle libertà e il rispetto comunque del regime democratico e delle elezioni libere, mai. E noi abbiamo un populismo speciale in Italia che continuamente minaccia il regime democratico, che continuamente allude a un'Italia dove ci sarebbero le restrizioni delle libertà e un certo tipo di concezione del tessuto sociale, del rapporto tra le classi, della concezione della famiglia. E noi ci troviamo a qualcosa di estremamente pericoloso. Il nemico è lì. E noi stiamo purtroppo combattendo questo nemico dentro ad una alleanza ancora frastagliata, ancora, ma non dico non omogenea, perché noi non saremo mai omogenei, ma che abbia un'intesa politica sulle prospettive del paese. Anzi, quello che io lamento è che questo benedetto rapporto con i 5 Stelle non è diventato politico, per cui noi siamo andati nelle regioni spesso da soli. Questo è il grande tema che noi abbiamo di fronte. E badate che se alla fine non succede questo, il governo traballa e la prospettiva democratica del paese si incrina. Io sono convinto di questo schema, di questa analisi dell'Italia. E poi quando si dice, e lo dico con grande simpatia e con grande rispetto, ma in fondo quello che ha proposto Bettini è un passo indietro. E io qui voglio dire, oppure allude a un passo indietro, io qui voglio dire proprio le cose come le penso. E vale a dire, ma come un passo indietro? E dice no, perché in questo modo deleghiamo a Renzi, appaltiamo a Renzi, diciamo così, la rappresentanza dei moderati, ma poi io vorrei discutere in questo paese, ma dove stanno questi moderati? Perché io vedo una destra scatenata che c'è ormai quasi il 40%, e diciamoci la verità. E poi dall'altra parte sì, ci siamo noi, che siamo un campo ultra moderato di fronte a quello che sta mettendo in campo la destra, persino troppo moderato rispetto a quello che sta mettendo. Ah, io sono d'accordo. Ecco, no, ma io voglio dire una cosa con franchezza. Io ho fatto un altro ragionamento. Ho detto il PD resta quello della sua vocazione maggioritaria, che non è però comandare, perché non può comandare.
La grande, diciamoci anche questo con schiettezza, la grande vocazione maggioritaria, io ero il coordinatore nazionale del partito con Veltroni, è morta quando Veltroni si è dimesso col 34% dei voti che aveva conquistato il Partito Democratico. Lì è morta la vocazione maggioritaria intesa come possibilità di costruire un bipartitismo. Questa è la verità. Noi oggi abbiamo dentro il cuore un'idea maggioritaria, nel senso che parliamo in modo trasversale a tutto il Paese. Facciamo un discorso di responsabilità, facciamo una proposta democratica che vale per tutti. Questo è il respiro maggioritario. Ma poi ormai certi buoi sono scappati. E allora il mio ragionamento è stato molto semplice. Ma voi che siete scappati, invece di criticare tutti i giorni il Partito Democratico, ma almeno avete il 10% dei voti già adesso, ma mettetevi d'accordo, fate qualcosa utile per la Repubblica Italiana, invece di rappresentare quel pezzo di elettorato litigando, frammentandovi, e poi alla fine non riuscendo a fare niente se non criticare il Partito Democratico. Ho sentito Renzi che ha detto l'altro giorno, per carità, lo dico anche qui con benevolenza, ha detto ormai i riformisti non stanno più lì, riferito al Partito Democratico. Ma perché ti occupi di noi? Ma se tu sei convinto che ormai i riformisti siete solo voi, ma perché non fai un appello a quelli di Forza Italia che spassino, che rompano con la destra di Salvini? Ma perché non fai politica per costruire tu un'ipotesi nel Paese? E invece sei un elemento continuo di delegittimazione, di critica, di indebolimento dell'unico partito che sta in campo veramente contro la destra. E infine c'è riformismo e riformismo. A me questa parola è diventata una parola insopportabile. Adesso qualcuno dirà, Bettini ha detto che è insopportabile il riformismo. Bettini ha detto che è insopportabile il riformismo. Sì, un certo modo di utilizzare questa parola è insopportabile, perché è ideologico. Il riformismo è un processo concreto che si sviluppa nella società. E c'è riformismo e riformismo. Per certi aspetti Berlusconi ha riformato tante cose, ha innovato tante cose. Si diceva riformista, la riforma liberale, lui parlava di riforma liberale. C'è un riformismo che è quello che è uscito dal PD, che marca di più che cosa? Un elemento di innovazione dentro alle compatibilità date. Ma poi c'è il riformismo del PD. Il PD non è nato come un partito moderato. Il PD è nato invece come una grande prospettiva di costruzione di una forza democratica, alternativa, progressista nella società italiana. E chiudo su questo, che univa una cosa fondamentale, che la sinistra aveva sottovalutato nel Novecento, e cioè la persona umana. Noi, quella svolta del Partito Democratico era l'abbandono definitivo di una concezione secondo la quale, che è stata anche presente nella sinistra, che il soggetto collettivo, la trasformazione collettiva faceva premio su una visione e l'attenzione della vita della singola persona, delle sue aspirazioni, dei suoi sentimenti, della sua volontà di esprimersi, di quella libertà della persona che è fondamentale nella costruzione di una vita diversa, di una società diversa. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo rimesso al centro le persone, anche nella forma partito, che poi non si è fatto più nulla. Questa è stata l'operazione del PD. E questo unisce il movimento socialista, la sinistra, con il pensiero cristiano, che invece al contrario nella sua storia, pensa a Marie Ten, pensa a tutta la grande tradizione del personalismo cristiano, aveva quell'attenzione esistenziale alla vita degli esseri umani. Questo è il collante del partito, questo è il riformismo del Partito Democratico, per cambiare la società, non per innovare nelle condizioni date, ma per dare una speranza a tutti quelli che vogliono cercare di accorciare le distanze tra chi non ha e chi ha, tra chi il potere e chi non ce l'ha. Questo rimane l'asse fondamentale, secondo me, del Partito Democratico. Casini, so che lei deve andare via, adesso la sottopongo a un fuoco di fila, a un paio di domande che per farle anticipare il secondo giro. Senta. Scusi, l'unica cosa è che, dato che non vorrei fare la figura dello scemo nel dibattito,
È ovvio che fare un'alleanza politica di governo significa fare una scelta politica. Nessuno ha inteso Bettini ritenere che non sia un elemento politico fare un governo. Più politico di fare il governo non c'è niente. Però tu sai benissimo che la storia, anche contemporanea, è piena di esempi di forze anche alternative tra di loro che in momenti di emergenza si mettono assieme per governare i paesi. La stessa esperienza della socialdemocrazia tedesca col Partito Popolare Tedesco nasce su questo versante, salvo poi riservarsi in condizioni di normalità di essere alternativi l'uno e l'altro. Per cui è chiaro che è una scelta politica quello di governare, e secondo me giustamente questa scelta è stata fatta di governare con i 5 Stelle. Voglio anche dire questo, ha ragione Bettini nel dire che questo dei 5 Stelle, lo diceva prima anche Bassolino, è un fenomeno in evoluzione. Ma scusate, se prendiamo sulla politica estera, che è quello di cui mi occupo, le posizioni dei 5 Stelle pro Maduro qualche anno fa e vedete le posizioni che ha assunto in questi mesi il ministro degli esteri Di Maio, io dico che non ho nessuna difficoltà a sottoscrivere le posizioni del ministro degli esteri Di Maio, perché sotto il profilo della scelta atlantica, dell'Europa, del multilateralismo, sono perfettamente coerenti con quella che è la politica estera tradizionale dell'Italia, perché sono scelte che si sono evolute, anch'essi si stanno evolvendo, non dimentichiamo che sono nati contro i vaccini, i Novax erano 5 Stelle, oggi c'è qualcuno dei 5 Stelle in Parlamento che propone i Novax? No, perché anch'essi alla prova dei fatti col Covid sono venuti a valutazioni che sono ampiamente condivisi dalla comunità nazionale, per cui è tutto in evoluzione, e se mi consentite è in evoluzione anche la destra, perché è vero che i voti di Salvini in parte sono andati alla Meloni, ma è vero anche che le contraddizioni ci sono anche lì, perché quello che dice Forza Italia e Berlusconi sull'Europa e sul MES e sull'utilizzo del MES è esatta, e anche sullo stesso referendum è esattamente in contrapposizione con Salvini. Poi non hanno la forza di rompere, ma così come la contraddizione nell'area di governo è anche nell'area dell'opposizione, per cui le cose sono un pochino più difficili rispetto al quadro che vorremmo incasellare noi questa sera. No, io non voglio incasellare niente, però... Scusa, era solo per... No, perché lei se ne va, io non ne posso fare... Per salvare fare... l'onore politico. No, no, ha salvato l'onore, Bettini. Per carità, ha reso più complesso il quadro, per carità, però io volevo dire, alla fine, oltre alla vicenda, a un pezzo di ragionamento di Bettini, cioè un pezzo di ragionamento a cui io vorrei che lei rispondesse di nuovo, perché Bettini sta dicendo, grazie dell'acqua, e Bettini sta dicendo, chi mette in crisi, io capisco che lei gioca libero, che si sta succedendo? Volevo dare l'acqua è molto collega, carino da parte sua, è molto carino da parte di sua. Essere una cosa la ringrazio, no, dicevo, bisognerà prendersi la responsabilità di capire se grazie grazie tante. Se il governo dovesse perdere questo referendum e le regioni dovessero non andare in maniera smagliante come oggi per quanto riguarda le forze di governo, come oggi per esempio scrive un importante giornale di Confindustria, qui c'è il tema, è che il governo salta, e Bettini ci stava dicendo, se salta questo governo, seguiamo il suo ragionamento, se salta questo governo traballa la democrazia. Allora lei, che è un democratico, ci deve rispondere su questo. Secondo me il governo non traballerà, le dico subito. Secondo che il presupposto lei, Draghi, è sbagliato. Draghi non è lì, diciamo. Scusi, a parte che Draghi dal punto di vista democratico personalmente mi darebbe tutti gli affidamenti del caso, per cui non mi sentirei vulnerato nel mio elemento democratico da Draghi, che ritengo un fiorfiore di democratico e di europeista, per cui accantoniamo Draghi, che in questo caso non c'entra. Ma io le dico di più, non credo che il risultato delle elezioni regionali influenzerà più di tanto il governo, perché ci sono delle logiche politiche che spingono il governo a continuare. E per quanto riguarda il risultato del referendum, io che voterò per il no, sono convinto che il no perderà ampiamente, e questo lo sappiamo tutti coloro, perché il ragionamento del no è un ragionamento complesso, la pancia del paese è più facile
che scelga la strada del sì, purtroppo, ma questo è inevitabile, per cui tutto questo scenario apocalittico sul governo personalmente non lo vedo. Allora le faccio un'altra domanda prima che lei se ne vada, perché io ho letto qualche giorno fa un suo amico, credo, Ernesto Galli della Loggia. Sì. Mio amico è amico di tutti noi. No, per dire che non era una cosa ostile solamente, non per dire che non era amico degli altri, per carità. Che dice: non sarebbe male morire democristiani. Fosse per me, al Quirinale punterei su una persona di buonsenso, moderata, equanime, come Casini. Ringrazio Galli della Loggia, che è una persona molto cortese. Evidentemente, se io avessi questi pensieri, non mi schiererei sul referendum come ho fatto. Bene? Mamma mia, amen. Mamma mia. Dice che un Presidente della Repubblica non vota no, no al referendum. No, perché il Presidente della Repubblica non si schiera mai, o i candidati non si schierano mai. Vedi che quelli che sono candidati non si schierano mai. Quelli che non si ritengono tali lo fanno. Va bene, va benissimo. Allora noi ringraziamo. Certo. Fai una battuta. Vabbè, io considero, dopo Pietro Ingrao, Agnil Deiotti, per una ragione diciamo di partito, considero Casini il miglior presidente della Camera che ci sia stato. Io ho avuto la fortuna di essere parlamentare mentre lui lo era, quindi la mia grazie. Stima è veramente sincera. Però io su questo dico una cosa che mi ha detto un professionista della politica con cui io vado molto in questa fase d'accordo, poi è parte fondamentale del gruppo dirigente di oggi, che è Dario Franceschini, che è un professionista della politica e viene da una scuola insomma che è simile alla tua, insomma. E lui mi ha detto: guarda, è inutile fare progetti anticipati sul Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica si decide nelle ultime 3 ore. L'importante non è costruire il consenso e non fare cazzate, perché ti levano immediatamente dalla rosa dei nomi. E Dario, e non mi pare che tu ne hai fatte tante. E Dario è una persona che sa le cose. Comunque, hai ricordato Nil Deiotti, ho visto il ritratto lì sulla sinistra. Io ricordo che la prima scelta che mi chiamò a fare quel grande partito, che era la Democrazia Cristiana, scusatemi, appena entrato in Parlamento a 27 anni, il mio primo voto in Parlamento fu per Nil Deiotti, Presidente della Camera. E la ricordo, come l'ho ricordata poi quando andai io a fare Presidente della Camera, come una grandissima Presidente della Camera. È stata veramente una donna delle istituzioni che ha rotto un muro ed è stato veramente un contributo straordinario. Per cui lo volevo dire qui, perché siamo vicini a Reggio Emilia, per cui grazie. Grazie Casini, che se ne va e che passa a firmare al banchetto del domani il capito Presidente? Il preabbonamento. Va bene. Grazie. Allora Bini, a noi. Diceva Bettini, l'appello sulle amministrative, sulla solitudine del Partito Democratico alle amministrative, in questa battaglia contro le destre alle amministrative. Lei è presidente degli enti locali, poi Bassolino aggiungerà al prossimo giro delle amministrative, che sarà un giro molto importante, lo ha già detto. Lei è responsabile degli enti locali, io faccio l'avvocato del diavolo per mestiere. Posso dire che è vero che voi ce l'avete tanto con i 5 Stelle perché non sono riusciti a fare gli accordi, posso dire che fare gli accordi con dei candidati già squadernati non è facile, perché in Campania De Luca non si toccava, per carità, si capisce, c'ha delle percentuali bulgare, sembrerebbe, non bisogna mai dirlo prima. In Puglia Emiliano ha fatto le primarie molto in anticipo per essere sicuro di essere lui il candidato, per carità, legittimo, e scelta democratica del Partito Democratico Pugliese. Però insomma, e poi ancora in Liguria, che è l'unico posto, uno dei pochi posti dove effettivamente avete fatto l'accordo, diciamo la verità, Sansa è stato difficile da digerire prima dal Partito Democratico che dalle altre forze politiche. Io ho seguito quella trattativa, Sansa si era lanciato a gennaio e a luglio ancora una buona parte del Partito Democratico Ligure non lo buttava giù. Quindi dire che i 5 Stelle sono il problema, secondo me, è un po', diciamo, un pezzo della verità. No, allora, intanto
faccio una premessa. Io sono entrata in segreteria nazionale all'inizio di febbraio e ho iniziato a, diciamo, a prendere possesso della stanza, a conoscere il personale, il gruppo dirigente e a farmi dare un po' di consegne nella previsione che le elezioni amministrative regionali fossero a maggio come era previsto. Nel momento in cui ho preso in mano l'elenco dei comuni che andavano al voto, l'elenco delle regioni, ho iniziato a chiamare i segretari a fare quel lavoro che in questi ruoli di partito si deve fare, dopo 2 settimane Zingaretti ha preso il Covid e tutta la segreteria nazionale è finita in quarantena. No, lo dico perché può sembrare una battuta, ma diciamo il percorso anche delle alleanze, anche delle candidature. Lei diceva prima il Partito Democratico della Puglia ha fatto le primarie in largo anticipo, è vero, però è anche vero che noi pensavamo di votare 4 mesi prima rispetto a quella che poi è stata la scadenza indotta dalle situazioni. Se si vogliono fare le alleanze bisogna discutere anche con i candidati presidenti. Certo, però il tema diciamo è anche un altro. Noi, che ci piaccia, a volte ci piace di più, a volte ci piace di meno, ma siamo un partito federale e per noi le direzioni regionali contano. Sulle candidature alle presidenze delle regioni, sulle candidature a sindaco, almeno che non ci siano motivi gravi per i quali il partito viene commissariato, c'è piena legittimità di scelta del partito nei livelli locali. Quindi è chiaro che poi c'è una discussione col Partito Nazionale, che se vogliamo provare a lavorare e a costruire delle mediazioni lo facciamo in un dibattito con i territori, ma non c'è da parte nostra un lavoro di imposizione, non lo è mai stato. Cioè, parlo della mia regione, Susanna Sceccardi, candidata della Lega, è stata scelta a Roma in un incontro tra Salvini, Meloni e Berlusconi. Da noi questo non funziona. A volte forse potrebbe essere più comodo, ma non è il nostro modello di partito. Il candidato Gianni. Perché oggi ho letto sempre su quel giornale là che la Toscana non è proprio, diciamo, per la prima volta forse nella storia è un po', diciamo, in discussione. Non è, è una sfida che io sono convinta che vinceremo, ma che sicuramente non è scontata e sulla quale abbiamo da combattere fino all'ultimo voto. E c'è bisogno dell'aiuto di tutti e della convinzione che è una partita importante, decisiva, non perché la Toscana sia più importante di altre regioni, ma perché, come l'Emilia Romagna, diciamo, ha un significato simbolico per il centro-sinistra e la sinistra particolare, evidentemente. Cioè, come se qui 6-7 mesi fa fosse successo quello che tutta l'Italia, almeno per la parte a sinistra, ha sperato che non succedesse. È evidente che sarebbe stato un segnale molto complicato, non dico per le sorti del governo, sicuramente di più per quelle del partito, ma indubbiamente quando si incrina una regione come può essere la Toscana o l'Emilia Romagna è più complesso. E quindi, proprio perché, voglio dire, a maggior ragione perché governiamo da sempre quella regione, a volte può spirare un vento diverso, il vento del cambiamento, della volontà di in qualche modo innovare, e spesso si innova poi con soggetti modello Bergonzoni qui o Ceccardi in Toscana, che sono persone che nel merito delle cose non sanno dove stanno, non sanno di cosa parlano e vanno avanti a slogan. Però, come mi diceva Casini poco fa, con furbizia, con slogan giusti, con una capacità comunicativa di un certo tipo che alla fine può essere incisiva. Quindi la sfida per noi è tutt'altro che semplice. Però quello che voglio dire è che noi sicuramente, io non voglio dare tutta la colpa ai 5 Stelle, io mi sono trovata a lavorare in un quadro insieme al gruppo dirigente, a Stefano Vaccari, a Nicolò Dati, a quelli che nel gruppo dirigente lavoriamo insieme quotidianamente su queste partite, in cui
A volte ci sono le divisioni interne al PD, che poi spesso nei territori sono più personali che politiche. A volte ci sono le divisioni nelle alleanze, perché nel paese due non si sono litigati e quindi loro non potranno mai far parte della stessa coalizione. A volte c'è il problema più politico generale, che riguarda un'eredità che viene da tempo, per cui lì non si può convergere. Noi si è provato anche a fare un tavolo di coalizione, ma c'è un'eterogeneità, una complessità, e il motivo per cui c'è questo è che alla base non c'è una visione dell'alleanza, e questa non è che può maturare in alcuni mesi. È evidente che però noi abbiamo bisogno di costruirla, perché io sono convinta, esattamente come dicevano prima gli altri interlocutori, che i 5 Stelle siano nati da una rabbia e da errori anche che la sinistra ha fatto. Però, diciamo, la mia domanda, alla quale non ho una risposta certa, è se quell'elettorato si sgonfia, nascerà una cosa nuova che comunque sarà sempre un elemento di protesta, e quindi 5 Stelle non vanno più bene perché li abbiamo visti alla prova, e Di Maio, Toninelli, Di Battista non ci sono piaciuti, alla fine abbiamo visto che non sono loro l'anticasta, il voto di protesta, quello che cercavamo con quel voto che abbiamo dato al 34% degli italiani. La domanda è: quel voto si può, diciamo, disperdere e diventare parte di una visione, di un'alleanza, di un ragionamento politico? Può tornare in parte al Partito Democratico, in parte da altre parti? Oppure una parte della popolazione comunque non si sentirà a casa in partiti che hanno una forma più tradizionale, che hanno una identità più tradizionale, e andranno sempre a cercare un qualcosa di nuovo e diverso che cerchi e scelga la volontà di spaccare il quadro, e quindi i gilet gialli in Francia, e quindi altre forme di protesta e di scompaginamento del quadro politico. Io a questo non ho una risposta. Quello che ho con certezza chiaro oggi è che quello che dicevamo essere il voto moderato, a mio modo di vedere, non esiste più, come non esiste più il ceto medio. Cioè, nelle parrocchie si trova gente che ha votato la Lega e 5 Stelle, che ha più rabbia dentro di tutti gli altri, che pensa e vede oggi e non crede più in quella solidarietà diffusa che un tempo sia PC e DC condividevano, con due visioni diverse, due identità diverse, ma comunque avevano, diciamo, dei valori di solidarietà, di rispetto, di visione della persona, che erano fondamentali. Ecco, questo oggi è venuto meno, quell'elemento e la preoccupazione per la democrazia che diceva prima Goffredo Bettini, io lo condivido molto, e noi dobbiamo interrogarci su chi non va a votare come su chi vota forze di protesta. Perché forse, oltre ad analizzare le sconfitte, dovremmo analizzare meglio anche quella vittoria alle europee del 2014 e quel 40% che prendemmo allora. Del 60% dei votanti. Esatto. E con quella fetta di astensionismo enorme, che poi dove è finita? Dove è andata? Allora, forse prima analizzavamo troppo, oggi forse analizziamo un po' troppo poco, però su queste domande forse sapremo anche in grado di leggere meglio anche quello che poi seguirà. Ci stiamo portando avanti, Bassolino, ci stiamo portando avanti con l'analisi della sconfitta, ho capito bene? No, scherzo, per carità, però mi sembrava questo un po' il clima. Bassolino, lei prima, seguiamo questo discorso delle amministrative, perché poi arriviamo alle amministrative anche con Bettini.
che un tema è importante. Lei stava dicendo che il partito, quest'area democratica, questa ampia area democratica sottovaluta le tornate amministrative, e lei parlava di quella del prossimo giro, ci sono anche queste, che tutto sommato a me sembra che quest'area ci è arrivata non sempre preparata, tranne che appunto in alcune regioni come in Campania. Tra l'altro ho letto oggi una cosa terribile sulla Campania, non so se sia vera, che c'è un candidato di De Luca che sostiene che i partigiani siano degli assassini. Lei ne sa niente? L'ho letto sulle agenzie, una cosa un po' così, insomma, è così, diciamo, perché De Luca ha messo insieme veramente una sterminata area di candidati con se stesso. Allora, dicevamo, queste amministrative, queste le prossime, il Partito Democratico le sta prendendo un po' sotto gamba, cioè non si sta preparando abbastanza anche alla tornata delle grandi città, quello del prossimo anno? Io penso che siamo giunti adesso all'appuntamento delle regionali nel modo che sappiamo, ed è evidente la contraddizione. Partiti che stanno assieme nel governo nazionale e che non stanno assieme per importanti consultazioni regionali. La contraddizione è evidente. E fin da ora è doveroso, non perché si tratti di ripetere meccanicamente le formule di governo nazionale nelle realtà locali e delle grandi città. Questo, mi permetto di ricordare, non c'è stato neppure ai tempi del centrosinistra. Nel governo nazionale c'era un governo di centrosinistra e in tante città, penso a Napoli, penso a tante altre, c'erano giunte di sinistra. E l'intelligenza politica cercava di tener conto della diversità delle situazioni. Quindi che cosa significa cercare di prepararsi bene? Io penso che per il Partito Democratico, in primo luogo, e per le forze progressiste di sinistra, il grande tema sia quello di un diverso rapporto con la realtà. Con la realtà sociale e civile del paese. Noi non ci schiodiamo dal 20%, e torno a insistere, e non realizzeremo l'ambizione di stare attorno al 30%, che è la vera matrice che deve avere una grande forza democratica, se noi non rimettiamo e mettiamo in modo nuovo radici nel grande mondo del lavoro italiano, nel grande mondo del lavoro. La Lega è cresciuta tanto perché ha sostituito la nostra tradizione storica in tanti ambienti. A me il dato che più mi impressiona, ora per fortuna sono in discesa, ma il dato che più impressiona è che la Lega, quando è salita, lo ha fatto non solo perché è stata una forza imprenditrice della paura sull'immigrazione, lo è stato, ma anche perché è stata una forza di amministratori locali, centinaia e centinaia nel nord, e soprattutto una forza legata al territorio. Io non potrò dimenticare mai che pochi giorni dopo il 2018 le elezioni politiche ero a Prato, dove vive un mio fratello, vedo da lontano dei banchetti come quelli ai quali siamo stati per tanti anni abituati a raccogliere firme. Vedo dei banchetti, non riconosco ancora il simbolo. Poi mi avvicino e due o tre persone mi vengono incontro e lì vedo il simbolo e mi dicono: compagno Bassolino,
noi veniamo dal PC e ora raccogliamo le firme per la Lega. Ma quello che mi ha impressionato a me non è che raccoglievano le firme per la Lega, è che facevano questo 3 giorni dopo un grande risultato elettorale. Erano immediatamente nel territorio. Per fortuna nostra, il successo è stato talmente forte che io vengo ora dalle Dolomiti, quindi ne capisco un po'. Quando tu sali troppo in fretta e non sali passo dopo passo, poi la testa ti gira e è delicato di scendere, come è successo con la Lega, che è stata forza imprenditrice della paura dell'immigrazione e in questi mesi non ha capito la paura per il coronavirus e ha sbagliato completamente tutto, mentre con tanti difetti ed errori le forze nel governo hanno tenuto la situazione, come ci riconoscono in tanti. E oggi anche nel Sud la Lega, che si stava rafforzando, invece entra in difficoltà. Per noi rimettere radici in modo nuovo nel grande mondo del lavoro è essenziale, assieme all'altro punto che io considero determinante: spostare rilevanti forze dall'astensionismo alle europee. Abbiamo avuto 11 milioni e mezzo di astenuti, chiaro? 11 milioni e mezzo. È il più grande partito italiano e non è il qualunquismo di una volta. È una scelta per molti politica, è una scelta paradossalmente attiva, quella dell'astensionismo. Cioè io non voto perché ti voto contro, non mi ritiro, faccio una scelta. La sinistra italiana lì deve fare i conti, nel grande mare dell'astensionismo, altrimenti se noi stiamo dentro la società politica attuale, lo dico in questo modo, ma tutti quanti assieme a Napoli, non so, il PD, la sinistra, e tutti quanti assieme stanno nel 36,9% dei voti. A Roma, tutti quanti assieme, quanto sono? 37,4%. E così in tante città italiane. È lì che noi dobbiamo saper spostare. Se riusciamo a farlo, allora si apre un capitolo nuovo, assieme, sono del tutto d'accordo, alla grande sfida che abbiamo nei prossimi mesi. Il Covid ha cambiato tutto, tutto, anche i rapporti tra nord e sud. Quando io vedo nel nord accenti sbagliati, mi preoccupo, così come quando li vedo nel sud accenti sbagliati. Dopo il Covid, noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. O lo capiamo questo, non riusciremo a farcela. Abbiamo risorse per la prima volta ingenti, ma queste risorse, se le giostriamo su grandi progetti interregionali, materiali ed immateriali, è un conto. Se saranno dispersi è un altro conto. Veniamo da una crisi 2008-2018 enorme. Ora il Covid, vorrei dirlo in questo modo, è come uscire dalla terza guerra. Questa è la situazione. Questa è la dimensione che dobbiamo avere. Si tratta di ripensare il paese, di ricostruire. O le forze politiche, noi in primo luogo, sono a questa altezza, oppure davvero diventa difficile. Ma io penso che se sappiamo misurarci a questa altezza, allora davanti a noi c'è un cammino che si può riuscire a percorrere.
Allora, andiamo verso la chiusura, grazie Bassolino. L'ultima domanda è per Bettini, però ho un momento, solo una curiosità per Bini, che è una non sono io che fischio, che è una parlamentare, è una senatrice. Scusi se gliela faccio un po' così brutalmente, ma secondo lei, una volta che dovesse vincere il sì e diventare attivo il taglio dei parlamentari al prossimo giro, tutti i correttivi che serviranno, cioè il cambio dei regolamenti parlamentari, l'assestamento, insomma tutta la legge elettorale, si riusciranno a fare in questa legislatura? Mi dica un sì o un no quello che lei crede. Lei non lo dica al microfono, perché se lo dice a me, io sa come sono fatta io non ci credo. Sì, sì. Lei è secondo sicura me che tutta questa roba si farà? Sicura non siamo di nulla, però se mi dice risponda con un sì o un no, rispondo di sì. Certo. Sì, certamente, è stato incardinato in una commissione, però diciamo non si nega a nessuno la messa all'ordine del giorno di una commissione. Comunque, prendi il microfono Bettini per cortesia, perché l'ultima domanda è per te. Diceva Bassolino di questa necessità che c'è in questo momento di intercettare bene questo momento post-Covid, di utilizzare questi fondi per riprendersi, non riprendersi il consenso, ma distribuire maggiore benessere, maggiore equità sociale. E io vorrei declinarlo a Roma. Bassolino ha fatto l'esempio di Napoli, che sarà uno degli appuntamenti del prossimo anno. Roma sarà un altro appuntamentone del prossimo anno. Ecco, anche lì è vero che i 5 Stelle hanno messo la zeppa Raggi, cioè hanno ricandidato per il momento Raggi, ma è pur vero che il Partito Democratico traccheggia, e questo non va nel senso della costruzione paziente di un'alleanza, di uno spirito della città che vada verso la riconquista del Campidoglio così miseramente perso lo scorso giro. Ma io ho fatto un fioretto, quello di non parlare di Roma, perché ogni volta che io dico qualcosa poi tutte le responsabilità di ciò che accade le riversano su di me. Quindi io posso dire solo che ho un curriculum abbastanza buono, perché abbiamo vinto con Rutelli, abbiamo vinto con Veltroni, e io ricordo abbiamo vinto pure con Marino. Certo. E poi bisogna considerare questo, forse non l'abbiamo considerato a sufficienza, che il sindaco di Roma il ruolo dà un po' alla testa. Questo io l'ho notato, diciamo, un po' in tutte le esperienze. Cioè, non so, c'è qualcosa, sarà quella stanza che poi dà sui fori, che è bellissima, ti senti un po' padrone del mondo senza esserlo, senza averne i poteri. Ma comunque, io quindi ho fatto questo fioretto e lo vorrei mantenere. Posso rispondere sul piano politico. Allora, noi, il PD, questo diciamo, Nicola lo ha esplicitato, ha detto no, ma insomma le amministrative sono il prossimo anno, adesso abbiamo la prova delle regionali, concentriamoci su questo, non apriamo un dibattito dentro il partito, che poi sai il dibattito su Roma è sempre su Roma, ma poi a livello nazionale, e lo facciamo immediatamente dopo. Ora, lì che cosa è successo? Questo per trasparenza nei confronti degli amici, dei compagni, è successo una cosa molto semplice, cioè la prova è molto difficile. Noi con la Raggi non possiamo fare niente. Io ho detto anche che non possiamo neanche allearci al secondo turno. Non c'è, perché poi la partita del secondo turno è una partita tutta particolare. E il rapporto diretto con l'insieme della città, poi Bassolino è un maestro su queste cose, quindi è un rapporto, non è che arriva la Rai e ti fa perdere voti, non è che ti fa guadagnare il secondo turno, quindi noi non possiamo fare niente. E non possiamo sostenere questa candidata, ma non per un fatto pregiudiziale, ecco questo mi dispiace. Per esempio nelle Marche, dove non c'è stata l'alleanza, io trovo che ci sia stata una responsabilità dei 5 Stelle, perché noi abbiamo chiesto di discutere insieme ai 5 Stelle il candidato in quell'occasione. Infatti non l'ho messa nella lista degli errori, ecco, ma lo voglio dire a Daniela proprio anche qui per raccontare come sono andate le cose. Quindi alla fine però la titubanza politica ha portato alla necessità di mettere in campo, ed è una persona civica, è un sindaco di Sinigaglia, è una persona bravissima,
è aperta, è un grande lavoratore, appassionato del rapporto con il territorio. Mangialardi, al quale auguriamo il meglio. Io veramente, quindi lì c'è stata veramente un po', come dire, una pregiudiziale che stava per crollare perché c'è stato un dibattito dentro il Movimento 5 Stelle, ma alla fine ha prevalso questo elemento di, diciamo, di separazione, questo elemento di distanza, e che porterà forse, io spero di no, a qualche conseguenza, sicuramente comunque a qualche conseguenza porta. Ecco. Io quindi sulla Raggi ho detto questo in modo molto chiaro. Come noi dobbiamo costruire la nostra candidatura? Io la dico così, cioè se ci fosse la disponibilità di una grande personalità, ne abbiamo tante, diciamo, che in qualche modo rassicura, costruisce un ampio spettro di forze, di alleanze, che è riconosciuta dalla città. Roma è la capitale. Io mi ha fatto un po' ridere la Raggi, dice, quando ha parlato la prima volta ha detto io mi riferisco alla Reggane e a Pedroselli. Diciamo, è stato un tributo alla storia della sinistra romana, ma io mi sono domandato se la Raggi ha la forza intellettuale, il prestigio internazionale di Ergan e ha la passione verso Roma, quella capacità che aveva Pedroselli di stare dentro il popolo, di andare dai tranvieri, di combattere, di spiegare. È stato un gigante come sindaco di Roma, Luigi Pedroselli, e forse lo dovremmo anche ricordare di più, ma questo la Raggi ce l'ha, ha costruito questa empatia con la città? Non credo proprio. Quindi la Raggi non è sostenibile. Noi dobbiamo cercare una soluzione che sia all'altezza, che sia disponibile a fare la battaglia, o altrimenti noi abbiamo tante energie positive della città. Abbiamo tante compagne, amiche, amici che sono più giovani, che però possono vincere, che possono essere anche una novità. Evviva le primarie a questo punto, si facciano. Io ho detto solo una cosa, ho consigliato, che tutti quelli che partecipano alle primarie abbiano nel cuore una cosa, e cioè che loro si devono sentire, ormai a Roma da tanto tempo, diciamo, una classe dirigente di sinistra non si è costruita unitariamente, non ha la forza di candidarsi, diciamo, alla direzione della città. E allora questi che invece sono le nostre forze migliori, anche giovani, che accettano la sfida delle primarie, già qualcuno ha detto io mi presento, l'ha detto il giovane Tobia Zevi, l'ha detto il presidente della comune Talli, della municipalità Caudo, la Monica Cirinna ci sta pensando, sono tutte. Dico, fate questa battaglia, ma fatela con l'idea che tutti assieme voi state facendo una prova che vi vedrà in un modo o nell'altro tutti a dirigere da un punto di vista del governo della città, la capitale d'Italia. Ecco, quindi ho cercato di dare questo messaggio. Poi chiudo, posso chiudere? Ma certo, certo. Solo con una parola. Mancherebbe. Vedete, è difficile questa campagna, però io, delle regionali, ma io penso che noi abbiamo delle possibilità positive. E lo dico anche per le cose che ha detto Antonio prima. E cioè che, attenzione, poi molti non hanno deciso. Molti stanno lì a guardare, molti non se la sentono ancora di schierarsi. E allora io la cosa che consiglio nell'ultima fase della campagna elettorale è avere, quello l'ho detto in un tweet a Zingaretti, l'orgoglio del PD che sta in campo ovunque contro la destra, ma nello stesso tempo quello spirito generale, unitario. Perché se gli altri non fanno l'unità e non vogliono l'unità, noi la dobbiamo fare per due l'unità. E rivolgerci ai cittadini, all'elettorato, che probabilmente capisce il momento cruciale che stiamo vivendo e sente che il Partito Democratico in questo momento è la forza più combattiva, più sincera, più in campo, con tutte le sue difficoltà, ma sta lì a difendere in questa prova così difficile le prospettive della Repubblica. Questo è il senso dell'ultima fase della campagna elettorale, che non, orgoglio e unità per due, questo è il compito delle nostre forze.
E io chiudo veramente dicendo una cosa che non posso non dire. Vedete, l'altra cosa fondamentale è quella di saper raccogliere le energie vere in ogni città, le grandi personalità che fanno opinione, che in qualche modo costruiscono anche in qualche modo nel loro lavoro, non marginale, ma un po' ai margini del partito, che costruiscono invece un senso comune, democratico. Ma io penso che, per esempio, nella situazione di Napoli sia, ma lo dico senza, non ce n'è bisogno, ci conosciamo da quanti anni, 40 anni, figurati se ci dobbiamo mettere a fare, però, se c'è una personalità che in questo momento ha un rapporto con la città, con la semplicità della vita della città, che ha mantenuto questo rapporto vivo tra chi fa politica e poi le esperienze quotidiane di dolore, di sofferenza, di solitudine delle persone. Quanto a me capitò nella campagna elettorale delle europee l'altra volta di andare in giro in regioni ricche, eppure quando incontravo la gente il grande tema era il lavoro e poi la solitudine, questo senso di dispersione, di solitudine, di non contare, di non potersi esprimere. Ecco, vedete, il Covid in questo senso ha posto una domanda: ma come fai da solo? No, c'è bisogno dello Stato, c'è bisogno dei servizi, c'è bisogno della solidarietà del vicino. E il Covid ha diviso le classi dirigenti mondiali in due: da una parte coloro che raccolgono questa domanda e dall'altra parte di chi le ha negata, addirittura negando che il Covid fosse una malattia, e hanno scelto che cosa? Al posto delle vite il business, continuare come prima. L'importante è che la giostra vada avanti, e qui c'è veramente un abisso di impostazione e di civiltà tra destra e sinistra. Io ti faccio gli auguri, tu sei oggi... è il primo giorno che stai in un nuovo giornale. Grazie. È dal Manifesto, dove hai fatto tante cose belle per la sinistra, per le forze democratiche, passi a un giornale che è un'avventura. Domani, io spero con tutto il cuore, ringraziando anche tutti i compagni, le compagne e gli amici che hanno fatto questa festa dell'unità con tanti sacrifici in tempo di Covid, con un tempo così, li ringrazio tutti, i volontari e i dirigenti. E spero che il tuo domani sia un domani positivo come quello per il Partito Democratico. Il nostro domani. Grazie Goffredo Bettini, grazie Antonio Bassolini, grazie Caterina Bini, grazie a voi, a tutte e a tutti per la pazienza, però è stata una lezione di politica. Buonanotte e a domani.